Io vado molto bene a scuola e faccio i compiti da sola. Aiuto mamma con la spesa e ho parecchio per la cena. Per tutti è davvero brava, un esempio di fanciulla, ma non sta più fuori casa. Sono una bulla. Gli alunni di tutte le classi camminano con gli occhi bassi. Se mi vedono passare, se no poi va a finire male. Se vuoi chiamare la maestra, tanto poi non cambia nulla. Te lo fichi bene in testa, sono una bulla. Dite, dite se sei grasso, ti mangia se sei basso. Se ti mira lei, ti prende solo guai. Sì, lo so che sono un mito, basta che io muova un dito che nessuno. Non ne avrei. Oh, oh, oh. Dato che sono ragazzina e per il fiume sto carina, il mondo crede che sia buona, ma è una teoria che non funziona. Spintone. Ti rubo poi la colazione. Mi basterà soltanto un giorno per farti ruota tutto intorno. E più sei debole e gentile, più ti schiaccia come un rullo, perché è una grande vile. Come ogni bullo. Alle bimbe di giacuzza vai, ma schiacci femminuccia. Ti colpisce dove sta, che male fa. Anche se ti sembra dura, in realtà è un'insicura. È una cosa che bravissimi, tornate qua ragazzi, tornate qua, siete una tornate qua, dovete spiegarmi qualcosa, fate un grande applauso. Queste bellissime ragazze, neanche un maschio fra di loro, pensate, tutte ragazze. Tu cosa ridi? Ah scusa, è tutto bene? Mi è piaciuto quando hanno fatto il muscolo, scusa, prova a fare il muscolo, vediamo, guardate qua. Bravo, ma cosa si prova a ballare in mezzo a tante ragazze? Niente, cioè. Infatti, niente si prova. Ti sei innamorato di qualcuna di loro? No. E loro ti fanno il filo, vero? Sei l'unico maschio? No. Ah, perfetto. Ti piacciono le ragazze? Non queste, diciamo, giusto? O qualcuna ti piace di queste? No. Prima mi hai detto che eri innamorato di una pazzamente? No. Ah, hai cambiato idea? No. Ah, non me l'hai detto proprio? Sì. Ah, me l'hai detto allora? Sì, non te l'ho detto. Sì, non te l'ho detto. Se trovo, dammi il 5, ero, mi hai detto. Benissimo, allora. Ma spiegatemi un po', perché questo teatro è un'accademia praticamente, giusto? Giusto? Sì. Sì? Quindi cosa si fa? Che attività si fanno qua? Allora, canto, danza e poi c'è le danze si dividono in classica, moderno, poi c'è Pilates, recitazione. C'è Ponzio? Anche Ponzio o solo Pilates? Scusate, però mi tirano pomodori. Grazie ragazzi, siete stati ragazze e ragazzi. Tu perché? Cioè, tu nella vita cosa vuoi fare, scusami? Da grande?
Il ballerino, ti piacerebbe? Ah, la ballerina? Anzi, il cantante? Il cantante? No, no. Il cameriere? No. Oggi eri tu oggi, Andrea ti chiami? Oggi lui è stato veramente gentile, ci ha servito il dolce, dopo è tornato a fare, ne volete ancora? E ce n'è dato ancora. E noi ne abbiamo avanzato un altro e lui mi fa, e gli abbiamo detto, ne vuoi un po'? Lui fa, no, so pieno, eri pieno già, vero? Però si vede, infatti, sei ingrassato troppo, eh? Mettiti un po' in dieta. Grazie ragazzi, siete stati troppo forti, un applauso, veramente bravissimi tutti quanti, non te lo do, bravissimi tutti quanti, veramente. Come vedete c'è una ragazza qua fra il pubblico che si è dimenticata il vestito, vedi? Vieni Giulia, è l'unica vestita diversa. Come mai hai dimenticato il vestito a casa? No, non ho dimenticato il vestito. E come mai sei vestita diversa dagli altri? Perché devo cantare. Ah, devi cantare. Chi sei innanzitutto? Allora, questa bambina, pensate, 5 anni fa ha vinto lo zecchino d'oro. Un grande applauso alla mitica Giulia. 5 anni fa, vero? Sì. No, no, 5 anni fa no. Quando? Quest'anno proprio, vero? L'ultima edizione dello zecchino d'oro lei cantava... la banda della pasta asciutta, un grande... Meraviglioso! Ah, meraviglioso esco. Il titolo qual era? Cioè la canzone era meravigliosa, ma il titolo qual era? Meraviglioso è. Il titolo? Sì. E qual è il titolo meraviglioso, quindi? Meraviglioso è il titolo della canzone. Infatti, il titolo della canzone era meraviglioso, ma qual è il titolo? Il titolo della canzone. Vediamo se funziona il tuo microfono nel frattempo. Sì, ecco, vai, parla nel tuo. Qual era il titolo? È meraviglioso è il mio titolo della Lo so canzone. Che era meraviglioso, ma come faccio? No, lei Giulia, bravissima, dove abiti? Lei abita qua vicino, è stata ospite quest'oggi. Dove abiti tu Giulia in realtà? A Gabbiate. A Gabbiate, pensate un pochino. E, lei pensate, fa anche danza classica, facci vedere, oltre che cantare. Guarda, prima, guardate, seconda, terza, quarta e retromarcia. Vai con la retromarcia. Retromarcia. Ah, non esiste, scusate, io non me ne intendo. Sentimi Giulia, che canzone ci canti quest'oggi? Meraviglioso è. Il titolo? No, un grande applauso alla mitica Giulia che tra l'altro mi ha spiegato, voi potete andare su YouTube e potete cercare l'intervista di Giulia Murray, si chiama, che lei mentre danza, lei fa tantissima danza classica, lei pensate un po', pensa alle lasagne al forno ogni volta che danza. Non è vero, non è vero, questo non è vero, no. Scusa, allora ti piacciono le lasagne al forno? No. E non dire così, perché anche tu oggi le mangiate, eh? Sì, ma io non ho mai detto che non ci pensi. Lei danza e pensa alle lasagne, vero o no? Diciamola questa cosa alla fine. Ma le mangiate anche tu, ma quindi tu pensi pensi, quindi ci pensi. Io ci penso, ma tu ci pensi alle lasagne mentre balli? No. Se la mamma ha cucinato le lasagne a casa e sai che le mangi, ci pensi? No. Ah, va bene. Signore e signori, un applauso alla mitica Giulia Burrai, che ci... Burrai? Burrai. Ah, Burrai. Burrai. Il microfono? C'è una signora che mi dice delle parolacce. Venga signora, venga qua. Mi sta dicendo... Venga signora, venga qua. No, no, venga un attimo qua. Ve la faccio vedere che è meravigliosa. Signora, venga qua. Dove va? Guardatela qua, che bella. Signora, venga qua con me. Guardate, signori e signori. Venga signora, venga. Niente, si vergogna. C'era una signora, se la vedevate, meravigliosa. Mi dice... Ma parlava con me o con quelli di là? Ah, con quelli di là, scusate, stava dicendo. Signori, la mitica Giulia ci canterà Meraviglioso è e regalerò un sogno. Un grande applauso!